è stato il vero antidoto sociale in piena pandemia, in grado di occupare gran parte delle nostre giornate e di regalarci qualcosa di bello o divertente da fare. Stiamo parlando dell'arte intesa sotto ogni forma possibile, dalla serie TV al documentario fino al film. Tutto questo in attesa di tornare al cinema, sempre che questa possibilità sia ancora lì ad attenderci. Perché la situazione dopo un anno di pandemia è davvero pesante. Basti pensare che solo a Roma 101 cinema sono definitivamente chiusi. Di questi 43 risultano abbandonati o dismessi, 53 hanno subito una definitiva trasformazione in una sala bingo o in un negozio di altro genere. Infine, solo 5 hanno finora riaperto, ma su iniziativa di privati, che li hanno convertiti in luoghi culturali. Ma la crisi del settore cinematografico è solo l'iceberg o solo la parte più visibile del momento di assoluta difficoltà del mondo dello spettacolo, di chi organizza eventi, di chi per lavoro dà la possibilità al cliente di godere dell'arte. La protesta dei bauli a Piazza del Popolo è l'ennesimo messaggio forte e chiaro alle istituzioni di un intero settore arrivato al collasso, in uno stato di sofferenza perenne che non può durare ancora per molto. E quando tutto sarà finito e la normalità sarà tornata a riempire le nostre giornate, ricordiamoci di chi, comodamente seduti sul divano, ci ha dato modo di alleggerire il tempo passato in casa per mesi e mesi, perché dietro ad ogni prodotto televisivo c'è un mondo che vuole tornare a fare il proprio lavoro.